un blackout improvviso, cioè è successo, sono troppo forti loro. Ma quando il blackout? No, dico, cioè oggi la... ci eravate abituati a prestazioni più importanti, sapevamo che oggi era una partita complicata, cioè che due squadre sarebbero affrontate a viso aperto, loro bravi comunque nelle ripartenze, lo sapevamo, e infatti il primo gol è venuto fuori un po' così, una palla persa a metà campo e anche un po' di sfortuna, perché comunque era un 3 contro 1, un rimpallo l'ha presentato avanti al portiere. No, poi ecco, forse il blackout c'è stato da lì, nei 5 minuti successivi, che il secondo gol, ecco, è stato un po' una lettura sbagliata, si poteva fare sicuramente meglio. Però comunque è stato un primo tempo giocato secondo me anche bene, dove l'abbiamo palleggiata bene, abbiamo avuto, a prescindere dai due gol presi, comunque delle occasioni anche noi. E poi sapevamo che poteva essere una partita decisa dagli episodi, e il primo tempo ci sono stati questi due episodi. Pronti via nella ripresa, in realtà siamo scesi bene, perché comunque abbiamo subito attaccato, preso il rigore, ecco, forse quello ci ha dato un po' una batosta, perché segnare il rigore, chi lo sa come sarebbe finita, comunque anche un 2-1, poi ti puoi presentare a Palermo con un altro spirito. Adesso sul 3-0 diventa complicato. 3-0 comunque preso sempre in uno in meno, perché comunque Lupi era fuori dal campo con un gran gol all'incrocio, però bisogna fare i complimenti a loro che hanno sfruttato al meglio tutte le occasioni che hanno avuto, e noi dobbiamo ricaricare le batterie e cercare un'impresa ardua, se non impossibile. Ecco, il 3-0 per voi è troppo penalizzante nell'arco dei 90 minuti? Sì, forse è un risultato un filino troppo bugiardo. Però d'altra parte adesso ce lo prendiamo, ce lo portiamo a casa e cercheremo di preparare la partita di ritorno al meglio, e niente, cioè da dare tutto quello che si ha e vedere come andrà a finire. Il calcio comunque insegna che rimonti ce ne sono state. Non sarà facile, anzi sarà molto 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 complicato, però ci proveremo. Forse da per trovare le energie giuste per scendere al Barbera con uno spirito vincente, cioè non è facile trovare queste energie. No, però già comunque scendere in uno stadio così caldo, le energie te le trovi. Forse loro sono anche più abituati di noi a quel clima lì, e magari, che ne so, può dare comunque una spinta in più anche a noi giocare davanti a un pubblico così. Vedremo cosa succederà.